Sono Filippo Berto, sono titolare di Berto e sono qui questa sera perché ho avuto l'opportunità di presentare il libro Made in Meda che abbiamo scritto, che racconta la storia di questa città, che è la città dove è nato il design 1000 anni fa e dove la Berto è nata. Cerca di portare nel mondo tutto questo valore proprio grazie al fatto che abbiamo rivendicato un DNA che bisogna stare molto attenti perché potrebbe scomparire se non ci impegniamo a valorizzarlo così come si merita. Che cos'è secondo me la disruption? Provare a cambiare i canoni delle cose così come sono state fatte fino adesso, per cui ad esempio nel mio caso la comunicazione non era mai stata fatta attraverso internet, la distribuzione non era mai stata fatta in modo diretto e non era mai stato raccontato un laboratorio artigiano mettendolo sotto i riflettori, invece era sempre raccontato esclusivamente il prodotto. Invece abbiamo girato i riflettori, abbiamo costruito il laboratorio del racconto, abbiamo fatto le cose in modo diverso e ha funzionato. Questa è stata un'occasione grandissima di scambio grazie all'agenzia, a Zen e a Egidio che ci ha invitato. È stata un'occasione con Roberto Bonzio di provare a esplorare il mondo del Made in Meda insieme a tantissime persone esperte di comunicazione, quindi è stato proprio un vero momento di contaminazione e di scambio tra tante persone appassionate di comunicazione.